insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Allora, cara Maria Luisa, io ti consegno questo premio meritatissimo, non soltanto in particolare per questa cosa, ma per tutta la tua attività. Innanzitutto ti volevo chiedere, 8 milioni di cosa? Chi augureresti 8 milioni e di che cosa? Di baci, di pace, di felicità? Beh, sicuramente 8 milioni è un simbolo di cultura e quindi... io augurerei proprio 8 milioni di anni di cultura viva, così come l'associazione sta cercando di protrarre nel tempo la diffusione della poesia, della pittura, della musica. E quindi 8 milioni per me è molto importante come associazione, sono onorata di far parte dell'associazione Viva che Bruno Mancini ha attivato così nel tempo, e di collaborare con tanti artisti nel mondo del teatro, delle arti grafiche e della musica. E Maria Luisa, parliamo un po' di Bruno. Come hai conosciuto Bruno e che cosa rappresenta per te in qualche modo Bruno? Allora, Bruno è il capostipite, secondo me, nel senso che è colui che è il mattatore proprio vero e proprio di queste attività, è quello sempre in fermento per riuscire a stimolare tutti coloro che gli sono vicini ad essere produttivi, ad essere attivi, ad essere propositivi rispetto a quello che è appunto l'arte in genere. Lui è un bravissimo poeta, è naturalmente un personaggio molto carismatico, molto disponibile, molto accogliente, e quindi io sono fiera, insomma, della sua amicizia, mi onora della sua amicizia, e per me questa è una grande soddisfazione. E parlavi prima appunto del fatto di, no, 8.000 anni di cultura o dell'importanza di Bruno come collante, no? Per te perché è importante per gli artisti collaborare? Beh, secondo me è fondamentale per gli artisti collaborare, perché già il nostro mondo è un mondo, diciamo, in cui tante volte le rivalità sono, diciamo, un po' più evidenti rispetto ad altri mondi. Che gli ego sono ingombranti. No? Che gli ego sono ingombranti. E quindi la forma della collaborazione permette diciamo di unire le forze, perché già se consideriamo i fondi della cultura sono esigui, quindi unire le forze significa anche unire le intelligenze, significa unire come dire, le risorse, e quindi permette di ottenere dei risultati sicuramente più avvincenti. Senti, tu hai una carriera grandissima alle spalle, di cose bellissime fatte. C'è una cosa in particolare che vuoi raccontarmi, visto che oggi ci vediamo per la prima volta? Beh, guarda, diciamo che ho due fiori all'occhiello, ai quali io tengo in modo particolare. Uno è naturalmente il mio concorso internazionale, il mio concorso musicale internazionale Note sul Mare, che ha una storia, insomma, che ormai quest'anno dobbiamo fare la nona edizione. E questo concorso musicale internazionale è un concorso dove io nel tempo ho dato spazio a tantissimi giovani talenti, specialmente italiani, perché mi piacerebbe sempre di più che l'Italia diventasse meno esterofila e più, diciamo, più partecipe, più collaborativa con i propri talenti, insomma. E quindi attraverso questo concorso io ho conosciuto tantissimi musicisti
italiani di una bravura veramente straordinaria e ho dato loro spazio organizzando per loro i concerti, organizzando le manifestazioni musicali, i festival. E quindi questa è, diciamo, una passione che io spero di poter continuare anche in futuro. L'altra fiore all'occhiello lo dico sempre con un po' di ritrosia, però questa volta siamo, diciamo, tra amici, lo posso dire, è mio figlio Giulio Benichelli, perché lui è uno dei talenti italiani, purtroppo, diciamo, un po' sacrificato in una veste, in una forma orchestrale, secondo me, ma è quello che lui vuole, quindi io accetto anche questa sua decisione di collaborare in orchestra e sono felice comunque per lui. E adesso sta collaborando con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, con l'Orchestra di Genova e quindi sono felice, insomma, che lui sia felice. Avrei sperato per lui un futuro da solista, ma lui ama di più stare in orchestra e va bene così. Senti, una domanda che io faccio sempre alle persone che hanno una carriera e che sono in grado di poter aiutare le persone che appunto iniziano. Che cosa consiglieresti ad una persona giovane di non fare mai o di fare? Allora, a una persona giovane di non fare mai, nel campo della musica, Nella dici? musica, anche in generale dell'arte. Allora, di sacrificare il tempo dello studio per dedicarsi a cose solo remunerative. Quindi nel campo della musica classica, tutti coloro che si gettano nella musica leggera pur di far soldi, questa cosa io non la consiglierei mai. Perché per me è molto importante coltivare la propria passione, la propria andare avanti con la determinazione di riuscire a ottenere risultati nel campo della vera cultura, che è la musica classica. Quindi è capitato anche a mio figlio, in cui sono state fatte delle proposte di lavoro nella musica leggera, però in quel caso avrebbe dovuto sacrificare lo studio personale e io ho sconsigliato di seguire questa strada. Quindi per non fare mai, diciamo, cose commerciali, sacrificando la determinazione ad arrivare invece a mete più importanti. E cosa fare? Studiare, Tanto, studiare tanto, con tanta passione, con tanta determinazione, con tanto metodo, seguire sempre strade, diciamo, che possono arricchire, quindi conoscere maestri, conoscere personaggi che possono dare uno stimolo in più. Questa è la cosa che io auguro a ognuno dei ragazzi che mi capita di conoscere, che sono talentuosi. Comunque, specialmente a coloro che non sono figli di musicisti. Capisco che è difficile. certo, poi tutti noi, tutti i campi, essere figli Sì, d'arte potrebbe aiutare, ma a volte non aiuta. aiuta soprattutto perché si hanno le spalle, diciamo, più coperte, nel senso che un musicista sa a chi portare il proprio figlio per farlo seguire, e chi non è musicista invece pensa che una volta finito il conservatorio sia arrivato, invece non è così. Quindi a chi non ha i genitori musicisti consiglio la ricerca, l'informazione di nuovi canali, la ricerca di nuove strade per studiare sempre meglio, ecco, di fare concorsi, di fare corsi, questa è una cosa fondamentale. E beh, con una persona così determinata non posso che chiederti che cosa ti aspetti, ma soprattutto che cosa vorresti per il futuro tuo, del tuo bellissimo festival, forse del mondo, di Cacao, di Bruno, di tutti noi. Beh, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che l'Italia possa diventare un paese in cui la cultura sia più apprezzata.
Mi auguro questo, perché purtroppo non abbiamo grosse, diciamo, avvisaglie in questo campo. Se vediamo in questa pandemia rispetto ai ristori che sono stati proposti, hanno citato tutti, tutti, ma gli artisti sono quelli che hanno veramente sofferto di più, che sono fermi da più di un anno e che sono quelli meno citati. E quindi l'ultima, per carità, l'ultima manifestazione di ristoratori ai quali io manifesto la mia più grande solidarietà, sta su tutti i giornali, ma gli artisti vengono citati poco e niente, e questo non va bene perché purtroppo sono quelli meno tutelati, più precari. Quelli meno, diciamo, considerati anche a livello previdenziale, anche a livello sociale. A un artista gli si dice: guarda, c'è da fare questo concerto, oppure c'è da fare questa performance, poi ti invitano a pranzo. Eh sì, E non è così, sì, cioè, è voglio sempre così. dire, un Guarda, io artista. sono anche vegana, magari mi offrono anche la carne, quindi. Ecco, Eh sì, è così, eh. quindi C'è un po' l'artista è questo considerato retaggio. Sì, come sì. se l'artista facesse questa cosa per proprio piacere, per piacere degli altri, per la gloria. Sì. Non è così, l'artista è anche colui che deve pagare un affitto e deve pagare le bollette e ha bisogno di avere un giusto riconoscimento per il proprio lavoro, specialmente per chi come noi studia anni, 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 si perfeziona, ha bisogno di comprare strumenti di un certo livello perché magari gli serve per la professione, quindi di investire nel proprio futuro, quindi senza un giusto riconoscimento l'arte non può vivere serenamente in questo paese. E poi io credo che l'artista ha bisogno anche di essere, non voglio tirare in ballo l'archetipo dell'artista romantico, ma ha bisogno anche di essere in qualche modo coccolato da un punto di vista psicologico per poter creare. Non dico che debba essere incubato, no? Però deve essere in qualche modo reso caldo, Beh, se sereno. noi pensiamo agli artisti del passato, loro avevano i mecenati che li sostenevano e economicamente li sollevavano da quelle che erano le pene quotidiane e loro non dovevano fare altro che pensare alla loro arte. Quindi abbiamo avuto Beethoven, Mozart, Haydn, e così via. Bene, io ringrazio tantissimo Maria Luisa con questa voce bellissima, con questa luce meravigliosa che emana e ti auguro veramente tantissimi anni di questo festival e ti auguro di avere tanto amore ancora da dare a tutte le persone. Vediamo che già Cacao si è innamorato. Grazie, grazie, grazie. Grazie Allora, cara Luciana, anche a te chiedo la stessa cosa. Tu hai vinto questo premio bellissimo, insomma, che è una bellissima poesia, ma anche proprio per in qualche modo la tua carriera. Che cosa significa per un artista ricevere un premio? guarda. È la soddisfazione totale del lavoro fatto, dell'impegno, dello zelo che l'artista mette in alcune circostanze, pure molto spesso, più come dire, che va alla ricerca proprio del prodotto da lanciare al pubblico, insomma, da poter leggere in questi casi come scrittura, no? Nei libri o nelle pubblicazioni che vengano fatte. È che una ricerca molto approfondita perché deve arrivare al cuore del lettore, perché se no magari o che passeggero, che leggero, che non arriva come dovrebbe arrivare. Quindi la ricerca aiuta tanto nell'andare nell'approfondimento proprio del testo che si presenta al pubblico. Ti faccio una domanda Sì. provocatoria, che ho chiesto anche, non so, nel discorso che abbiamo fatto anche con Maria Luisa. I premi sono sempre onesti?
Guarda, questo non lo so, io ne ho ricevuti tanti. Dove la soddisfazione? Talento, la soddisfazione. Luciana va oltre l'onestà. No, ho ricevuto diploma e titoli europei per la valida poesia espressa nella cultura europea, dove ne sono stata orgogliosa, fiera, onorata, e medaglie pure, diciamo, attestate, diploma internazionali, oltre a questo pure. Tante, tante, diciamo che la soddisfazione me l'hanno data. Però, come dire, bisogna avere sempre quell'approfondimento verso il pubblico di capire, cioè non dare tanto, come dire, come forma di rilevanza così superficiale, ma andare sempre al dettaglio e nel capire ciò che si vuole veramente porgere al pubblico. Mi piace molto questa cosa che sì, tu dici, sì. Perché prima parlavamo appunto del fatto, anche per un attore, di a volte avere la facilità di leggere una cosa, a volte non è facile perché, come dicevi tu, in qualche modo sembra che non sia, vieni pure cacà, ti voglio intervistare anche cacà. Sì, sì. Sembra quasi, come dici tu, che le cose siano state fatte in maniera un po', non dico frettolosa, ma non veramente come dici tu, per andare alla profondità. Ed è molto bella questa cosa che tu dici, la profondità sì. della persona, dalla tua profondità alla profondità della persona che ascolta. E quindi come si sviluppa questa capacità di comunicare? La capacità di comunicare si sviluppa all'impegno che metti nel vedere prima questo testo, poi nel capire quando, per dire, si fa una grande manifestazione come questa 8 milioni, che ho visto che è molto importante, ha i titoli internazionali, dove poi come un professionista come lo è Bruno Mancini, dove ne sono fiera e orgogliosa di far parte di questo 8 milioni, che lui è una persona molto, come dire, arcaica nei valori, ecco, rispecchia quel diktat dei valori arcaici, ancestrali, proprio originali, ecco, come la natura vuole, mandare la persona al di là dell'intellettualità che uno sviluppa poi col tempo, nell'approfondimento degli studi che uno fa, no? Però mi ci sono trovata bene perché ho visto che c'è la serietà, ci sta la qualità, e la parte degli artisti pure che hanno messo a loro disposizione parte del loro talento e la ricerca pure di tutto ciò, sia a livello grafico, sia a livello scultorio, sia a livello giornalismo, sia a livello, a livello poesia. E insomma, ognuno si dà da fare per il talento che ha, però sempre, come dire, con la poliedricità che l'artista molto spesso ha, però con l'attenzione dovuta, ecco, non tanto per buttarla a caso così, ecco, deve prestare molto. Diciamo che Bruno, se vogliamo dare un aggettivo, potrebbe essere un'onestà intellettuale, no? Sì, sì, io sì, l'ho detto così, sì. Perché ha rispecchiato, cioè, i miei ideali di persona onesta, professionale, e consigliera, mentore proprio a livello artistico. Sì, ecco. E anche simpatico. Simpatico, sì, sì. Queste sono tutte cose che diciamo prima, che stavo ripetendo. E tra l'altro, insomma, parlando di talenti, parliamo anche di Milena, che insomma ha sì. fatto questi bellissimi diplomi e che è un grandissimo talento. Sì. Invece, tornando alla domanda 8 milioni, tu 8 milioni li vuoi per te? Se fossero 8 milioni, 8 milioni di baci, cosa sono 8 milioni di felicità? Di... Mai per se stessa. Condividere sempre comunque, perché la cultura condivide, unisce e accorpa il mondo, sembra il mondo. Quindi uno, come dire, tutti noi. Mai trovare quello spunto di dire il merito mio, tutto. No, no, no. C'è sempre il merito pure di qualcun altro che ha saputo valutare, che ha saputo apprezzare il lavoro fatto di artisti in questi casi. E apprezzare chi magari si è dato da fare nel capire veramente il talento della persona. E quindi lì tu noti sia il talento dell'artista in quanto presentazioni e sia chi magari ha avuto il compito di svolgere poi quella valutazione per l'artista. Ecco. Quindi mai da solo, io 8 milioni li dedico a 8 milioni, come dire, di anni bellissimi di pace, tranquillità, che la cultura venga sempre a titolo di unione al mondo con tutti quanti gli artisti e poi che li aprono i teatri pure dove l'arte veramente dice. Io ho avuto l'onore di essere premiata al teatro e quindi ne so qualcosa e fino a meno di un tempo fa, diciamo, siamo stati per solidarietà davanti al teatro con le luci aperte, da solidarietà
manifestazione di questa apertura che non vediamo l'ora da un anno, dove gli artisti sono stati molto penalizzati. In questi casi mi riferisco esclusivamente al teatro, perché bene o male qualcuno privatamente o magari diversamente ha potuto pure fare qualcosa, ma il teatro non è chiuso, lo sapete tutti, da un anno e non c'è stato nulla da fare. Quindi il mio contributo è la solidarietà, visto che sono stata premiata con tanto onore, tanto orgoglio e tanta voglia veramente di tornare alla normalità, con un abbraccio da vicino poi, e il sorriso da vicino, dove le belle chiacchierate, pure dopo la recitazione, che si fa, diciamo come di solito, si fa dopo la declamazione, che so che sia la poesia o una rappresentazione di un quadro o di un altro, di un giornalista che deve annunciare per dire un articolo o qualcosa. L'arte in generale, completa, ecco, a titolo completo. Senti, l'arte, sei d'accordo anche tu, che in qualche modo è uno scambio, no? Tra le Sì, persone. sì, sì. E in questo senso, appunto, Bruno è anche un grande catalizzatore di questi scambi, perché insomma siamo Sì. qui scambiandoci delle esperienze, Certo. siamo qui insomma mettendo in contatto tantissime persone. E tu come ti sei accorta di voler fare arte? E mi sono accorta perché io ho scritto da piccola, quindi ho avuto sempre quell'immagine del poeta, sai, che è introspettivo, che dà il meglio di sé a livello interiore, però anche, come dire, a titolo dell'apertura agli altri, no, non essere triste, insomma, l'introspezione va bene perché il poeta è quello che trae sempre le conclusioni dalle parti interiori, però attingere sempre dalle radici, mai dimenticare le radici perché è una fonte di ricchezza. Come dico sempre, inesauribile. E lì viene fuori un talento pure della persona, sempre se predisposta, diciamo. Però è attingere dalle proprie radici, non vieni meno mai, perché hai sempre un pozzo dove andare a tirare fuori quel premio che tu vuoi. Ecco, a me è stato così, non so se per gli altri è uguale. Comunque ho avuto belle soddisfazioni di tante pubblicazioni di libri, grandi, tantissime antologie, antologici ai titoli pure internazionali, insomma, mi reputo orgogliosa di quello che ho fatto. E grazie a qualcuno che l'ha pure apprezzato, perché magari molto spesso uno fa un lavoro magari impegnativo, ce la mette tutta, però non sempre arriva pure agli altri. Questo Infatti, infatti. diciamo. Infatti noi parlavamo prima anche di questo. A te piace leggere le tue poesie? Ti piace quando le leggono gli altri? Sì, io li leggo perché avendo, come dire, Quindi. il mio sonoro, io lo chiamo il sonoro, perché la poesia, che sia in metrica o che sia, diciamo, Una libera, gente, musica, così, sì. ecco, va sempre con una metodologia lenta. Però perché no? Chi è portato per declamare come te in questi casi, e ti faccio tantissimi complimenti, e te l'hanno fatti pure gli altri, d'attrice quale sei, professionale, professionista nel tuo campo, sono stata contentissima di averla portata al pubblico con la tonalità il tuo talento ti porti Nella insomma vera qua. poesia Sì. c'è una musica dentro, Sì, no? no, C'è io lo tra. chiamo il Sì, sonoro poetico. brava, Sì, adesso lo perché chiamerò sì, più perché così. ci sta. Sì, sono Cioè, la bisogna trovarla, perché cadenza, non perché sempre poi. la trovi, però quando la trovi è. Specialmente quando c'è la metrica. Con la Quando c'è metrica la sì, c'è la metrica, sì. cadenza, c'è il sonoro, c'è la quartina, il decasillabo, i ottonari, i novenari, i quimpenari, insomma, dai. Se no c'è la musica dell'anima, del cuore, Dell'anima, sì. quindi c'è Poi la voce comunque. predisposta perché non è per tutti uguali, c'è chi l'apprezza, c'è chi no. Perché uno deve peccare di presunzione e uno quando legge piace a tutti, no, non è nemmeno così. No, Però il pubblico vanta se piacciono meno. infatti. Questo è giusto che si Senti, a sappia. proposito di apprezzamento, chiedo anche a te la stessa cosa, cioè un consiglio da dare a una persona giovane che comincia a scrivere. Il consiglio che io do, se sente veramente il talento, non tanto per farlo, se si mette tanto perché vede qualcun altro o magari preso dall'euforia e dice, ah, l'amica mia per dire fa questo, ah, sai, in famiglia ha fatto questo, e no, anche in famiglia molto spesso non c'è quel talento che una persona ha, a chi sì e a chi no. Però se c'ha talento è bene che con abnegazione, determinazione, ostilità o che si dia da fare per portare avanti il suo progetto. Perché è giusto così, si dice che chi la dura la vince, quindi mai demordere, no, non vai a arrendersi, anche se molto spesso le porte sono chiuse, perché non, come dire, non è facile andare poi al mondo, poi nel campo dell'arte, nel campo del teatro, non è facile così, ma la persona se ci crede prima o poi arriverà all'obiettivo
che desidera. Io penso questo poi ognuno. Tu che progetti hai, che cosa desideri per il tuo futuro? Io ho il progetto di continuare sempre a scrivere come sto facendo adesso, non mi fermo mai. Sì, c'è stato il lockdown e questo ci è dispiaciuto di non essere potuti stare tutti a contatto, ecco, come è giusto che fosse. Però a livello arte, sì, tanto, ho pubblicato tanto, scritto tanto e vedremo in futuro. La progettazione è in atto e spero che vada bene, e almeno anche perché ho fatto pure delle recensioni teatrali e sono stati pubblicati già quelli pure per personaggi molto noti dello spettacolo. Però spero di andare avanti come mi trovo adesso. A volte, sai, uno ce la mette tutta, poi per vari motivi uno si deve soffermare e non sempre puoi continuare il lavoro che stai facendo, per ovvi motivi pure forzati a volte, per motivi più importanti che hanno la precedenza. Però io ce l'ho fatto. Non necessariamente i blocchi siano negativi, anzi. No, per me è stato un anno molto positivo, a livello arte molto positivo, sì, questo lo devo dire. Pubblicazione tantissime, soddisfazione tantissime, premiazioni pure con medaglie, anche quest'anno e con diploma pure internazionali li ho avuti, oltre a queste, insomma. No, mi reputo fortunata e soddisfatta, che devo dire. Io mi reputo fortunata di aver conosciuto due donne fantastiche come voi, grazie. A loro. E vi auguro insomma tutta la gioia e la soddisfazione in quello che desiderate. Io se posso vorrei fare un po' di saluti, posso? Certo, tutto Io ringrazio Bruno Mancini per la grande capacità professionale, mi ci sono trovata bene e onorata veramente di far parte di questo concorso e del cast proprio di tutti voi artisti pure, poi mi ci sono trovata bene. Vorrei ringraziare Maria Piaciaghi per il sextante che ha pubblicato l'antologia, Jean-Philippe per la grafica straordinaria che ha fatto, la grande artista Milena Petrarca, scultrice, per questo autrice, e per questo capolavoro di Targa, insomma, che onoratamente portiamo a casa e orgogliosamente. Poi, come si chiama? Il direttore del Dispari, sì. Gaetano Di Meglio, ecco, chiedo scusa. Gaetano Di Meglio, lo voglio fare ringraziare di cuore per tanti articoli che mi ha scritto e sono contenta e soddisfatta. Se dimentico qualcuno, chiedo scusa, ma la mia soddisfazione a te, cara Chiara, della tua professionalità, tanto onore e tanto orgoglio, pure per te. Ti ringrazio di cuore, siamo stati bene tutti insieme, è bello ritrovarci pure ogni tanto come in questi casi. Bravo e grazie a tutti. Benissimo, bravo. Allora vi offro delle bizzette. Grazie. Ti sono da capo per quanto l'ho addestrato. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.